Mace! Jack! Kyla! Credo siano andati di qua. Visto? È uno dei ragni finti di Mace. Quello è un ragno vero. Ragazzi, laggiù c'è una capanna. Coraggio, dobbiamo controllare. Andiamo. Si può? Dobbiamo entrare. Certo, aggiungo il distintivo capanna raccapricciante. Sembra non ci sia nessuno. Ragazze, guardate qui. Da questo lato del piatto c'è un coltello di normale misura, ma dall'altro ci sono un cucchiaio e una forchetta enormi. Wow! Guardate quanto è grande questo anello! E questo telecomando! Guardate! C'è anche un tagliaunghie gigante! Ogni cosa in questa capanna è fatta per una gigantesca mano! Dobbiamo andarcene! No, arriva qualcuno! Veloci, nascondiamoci! Via, via, via! È grande mano! Non posso credere che esista davvero! Ed è una lei! Ok, se ne va. Oh, ci è mancato poco. Spegnilo! Sta arrivando! Ciao ragazzi, sono Betty. Betty! Forse mi conoscete come Grande Mano. Potrei chiedervi che ci fate nel mio armadio? Tremiamo dalla paura. Pensavamo ci avresti afferrato e stritolato con la tua grande mano. Non lo farai, vero? Perché pensano tutti che farò quello? Sono una ragazza normale, nata per caso con una mano leggermente fuori misura. Leggermente? Tu vivi qui? Già, vivo da sempre tra questi boschi. No, perché la gente ti trattava come un mostro per via della tua mano fuori misura? No, mi piace vivere tra le capanne. Non esco mai, eccetto giovedì, quando ho il torneo di bowling. Oh, come fai a scrivere? Come ti allacci le scarpe? Come fai a scaccolarti? Preso! Fermo, è una lei! Oh! Presa! Onestamente l'ho sentito a malapena. Colpiscila di nuovo! No, fermati! Fermo! Si chiama Betty ed è molto simpatica. Già, è in una squadra di bowling. Adoro il bowling. Frena, perché ci inseguivi? Stavo solo cercando di avvertirvi, ragazzi. Di che cosa? Esiste davvero un mostro che terrorizza il campeggio. Ma non sono io. È il mostro Puzzola. È la storia che ho tentato di raccontarvi io intorno al fuoco. Significa che anche l'orso di peluche potrebbe essere reale. No. No, qui non c'è nessun orsacchiotto. Ma il mostro Puzzola è vero. E tutti noi siamo in pericolo.